Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. In questo video, come avrete letto nella descrizione, faremo parte della San Andreas Police Patrol che secondo me ho deciso di farlo perché magari è un ruolo un po' sottovalutato perché non avendo diciamo una stazione potrebbe essere di difficile spiegazione. Adesso vi spiego tutto meglio. Allora, la San Andreas Police Patrol è nata, no, Highway Patrol è nata per controllare, diciamo, appunto nelle highway, quindi nelle autostrade, e diciamo che tutti rispettino la velocità e diciamo questo è il nostro compito unico e principale. Poi ovviamente con LPR Lite possiamo controllare e fermare la gente anche per altre cose. Come tutti gli altri poliziotti abbiamo il permesso per sparare. L'unica differenza, come vi stavo dicendo appunto poco fa, è che non abbiamo una stazione. Infatti la San Andreas Highway Patrol ha diciamo dei turni massacranti da diciamo 24 ore, dove però noi staremo in macchina, siamo sempre calmi, tranquilli a controllare le velocità. Io e il partner adesso che ho in macchina con me ci daremo il cambio in queste lunghe 24 ore. Allora, qui si poteva superare, ragazzi, si poteva superare, c'è la linea alternata lì vicino. Vabbè, ad ogni modo, adesso attivo sia l'LPR Lite e sia lo speed radar. Allora, come appunto tutti i nuclei, questo addirittura è quello che ha più cose, come l'SPD e quell'altro dello sceriffo che non mi ricordo come si chiama. Abbiamo veramente una grande varietà tra veicoli e velivoli. Addirittura abbiamo anche l'elicottero Alligator che comunque utilizziamo, che prendiamo dalla NUS, che infatti c'è sopra il loro stemma. Allora, licenza sospesa per il momento, abbiamo quest'unica chiamata qui. Cioè, appunto, come nel primo video, questo si attacca molto anche a ce le generiamo noi le chiamate, solitamente. Possiamo accettare qualche inseguimento, sì. Però il nostro compito principale è, diciamo, salvaguardare la velocità delle macchine. Allora ci troviamo in tenuta classe A. Sono sergente, ho delle mostrine sul collo. Io non ho capito perché il cappello me lo toglie. Ah, che nervoso. Allora parliamo, salutiamo. Hello there. Allora, chiediamo Fly. i documenti. Si chiama Carl Foster. Ah, mi sembrava una donna, vabbè. Ora chiediamo i documenti del veicolo con invece stop the Fly. pad. Allora, il traffic stop ha notato dei movimenti nervosi, quindi potrebbe essere o sotto narcotici o sotto, vabbè, l'alcol. Abbiamo la licenza della macchina e la registrazione. Per il momento la lasciamo qui e andiamo a controllare nel nostro veicolo. Allora, saliamo. Boh, il cappello per terra ancora. Controlliamo qui. Carl Foster, appunto, vabbè, licenza sospesa. E no, niente, volevo controllare se aveva dei precedenti con l'alcol. Mi si è chiuso, non lo riesco più ad aprire. No, non è vero, si è aperto. Allora, non è mai stata né arrestata né fermata e non ha il gun permission. È stata fermata due volte, ovviamente, per puro caso, cioè per casualità, no? Per un controllo così. Dunque, adesso la facciamo scendere dal veicolo.
Allora, facciamoli un test veloce veloce. Facciamo questo. E lo sguardo orizzontale, che secondo me non c'è. Passato? Ah, ho detto che c'aveva delle cose nervose. Controlliamo. Facciamo contro. No, controlliamolo noi. Narcotici negativa. Controlliamo meglio qui. Facciamo controllare il nostro compagno. Nel frattempo controllo il veicolo. Un samurai e una katana, ok. E zero. Wow. Possiamo controllare il nostro compagno cosa ha con sé. Un handgun. Ha un'arma, solo che lei non ha il gun permission, ancora l'abbiamo visto poco fa. Allora, stai a terra, solite cose, sei in arresto, hai diritto a un avvocato, se non ne hai uno te ne sarà assegnato uno di ufficio. Mutate, ti ricordo. Allora, chiamiamo un trasporto per noi e uno per la sua macchina. Adesso andiamo, vado a creare la cartella dell'arresto. Suo, quindi, allora, traffico, guida con la licenza, com'è la licenza, sospesa o revocata? Piccoli particolari che però. Sospesa, perfetto, quindi sospesa andava bene. Aveva un'arma. E dunque. Un'arma. Basta così per il momento. Creato l'arresto, stanno arrivando sia il carattrezzi che esatto il veicolo per portare via la detenuta. Peccato che si è fermato in mezzo alla strada. Noi rimaniamo qui, anche per forza, dare indietro non si può, è contromano. Da qui credo che riesco a controllare sia i veicoli che vanno là che quelli, vabbè, dopo adesso andiamo un po' più indietro qua. Allora, una licenza scaduta da parte di quale veicolo? Non riesco a capire. Adesso li facciamo passare piano piano, una alla volta. Dovrebbe essere questo qui, il nero, credo. È per forza lui. Di qua, per favore. Vediamo. Risegnaliamo al conducente che è fermato. E mettiamoci sempre qua. Allora, cavolo. Andiamo un po' più avanti, se no non mette il veicolo per bene. Perfetto, qui è perfetto. Allora, chiediamo a entrambi. Hello. I due.
documenti. Allora, abbiamo qui in auto abbiamo il conducente, chiamato Mike, e la moglie Molly Kieran, credo, per forza. Allora, uscite dal veicolo entrambi per cortesia. Dunque, ora ti chiedo la driving license che molto probabilmente non hai. Quindi vediamo. Ah no, ce l'ha, solo che è scaduta, giusto. Allora, facciamo così. Perfetto. Allora, non ha nessun movimento, diciamo, involontario degli occhi, però ha un'arma e delle pillole non prescritte. Allora, vediamo qui cosa mi ha detto se ha, diciamo, qui dice driver license valida. Non riesco a capire se ha il porto d'armi. Adesso vado a vedere nel veicolo. Uff, che lavoro faticoso, eh. Vediamo un po'. Controlliamo. Lui non ha il gun permission e la licenza è valida, mentre a lei licenza scaduta e outstanding warrant per possessione di MDMA. Creiamo l'arresto per lei per la possessione di MDMA. Poi adesso controlliamo magari se ha anche altro con sé. Dunque, vediamo. Allora, ti chiedo gentilmente, sì, il documento per confermare la tua identità. Non hai gun permission. E vediamo un po' cosa hai addosso. C'hai armi o cose? Io nel frattempo controllo il veicolo. Allora, l'auto crossbow son bottle paper, quindi dovrebbe avere dunque, hanno due balestre perché è segnato due volte, e poi hanno qualche blotter. Non so cosa sia. Vediamo. Ah, carta assorbente, credo. Mentre lei ha delle pillole, anche delle pillole illegalmente prescritte. Il veicolo ha due balestre, ma è segnato in giallo, quindi non credo siano, diciamo, catalogate come armi. Questi sembrano due persone veramente, veramente. E lui chi è? Veramente, veramente pericolose. Allora, aggiungiamoli la possessione, oltre a MDMA, di pillole illegalmente prescritte. Non ha nient'altro lei. Andiamo da lui invece, che ha un'arma e allora, ma io non riesco a capire questo veicolo. Vediamo la targa 67 fur. Andiamo a vedere.
la carga è 67 fur. Ha pure un documento falso di... No, non il suo, non il suo, non il suo, non il suo, non il suo. Non fa un cazzo. Tu non mi piaci per niente. Allora. Quindi credo che abbia un documento falso di licenza. Quindi, Mike, sei in arresto per scaduta, quindi sospesa, credo. Mettiamo sospesa. Poi hai niente, e poi qui hai un'arma, certo, e hai dei documenti falsi, altre possessioni, stolen drive OID, no, perché hanno entrambi il suo nome. Quindi lui proprio ce li ha falsi. Creiamo l'arresto. Qui sono comparsi le, diciamo, i cosi. Ora gli diamo la notifica che sono in arresto, come avranno sicuramente capito. Facciamo col taser lui. Ok, a terra 1 e a terra 2. Chi ti ha detto di muoverti a te? Ok, arrestiamo uno e poi arrestiamone anche l'altro. Vediamo un po'. Perfetto, chiamiamo un trasporto per entrambi, mettiamoli in due veicoli separati perché sennò potrebbero organizzare un complotto, e il carro attrezzi porterà via la macchina, che si riprenderanno semmai quando usciranno di prigione. Allora, il primo veicolo è arrivato là e pure il secondo è arrivato qua. Io e il mio collega ora ci deleguiamo. Perfetto. Abbiamo un'altra licenza sospesa, ma vabbè, adesso voglio fare un po' di, diciamo, fermi per velocità, perché è quello che dovremmo realmente fare. Spegniamo i lampeggianti. Dato di... E andiamo un po' più in su. 72 la moto, 72 la moto. Perfetto, partiamo l'inseguimento. Abbiamo trovato chi fermare. Akuma. È ripartita. Perfetto. Sirena. Aspetta, questo è l'unico compito vero che abbiamo, quello più giusto assegnato a noi, ma vabbè, noi comunque possiamo fare i controlli e quant'altro. Ok, ha capito che è in torto, quindi ora andato per un pelo. Andavi un po' troppo veloce. Parcheggia qui, per favore. Vediamo se si è fermato dietro di noi. Ok, scendiamo dal veicolo. Cos'è questo? Sarà alcol. A te non ti saluto.
Ti chiedo i documenti. Perfetto. E ti chiedo i documenti invece di veicolo. Qui dice anche narcotici. Vediamo. La registrazione ce l'hai, la licenza ce l'hai. Va bene. Caro amico mio, ti chiedo di fare un controllo di questo genere qua. Narcotico. Positivo alla cocaina. E poi mettiamo anche un controllo di questo genere qua, di alcol, che anche a questo sembrava positivo all'inizio. Vediamo un po'. Zero, invece no. Non mi è sembrato che avesse dato un'altra informazione. Lo scendi dal veicolo. Ah, ok. Si rifiuta. The driver refused to leave the vehicle. Please try again. Ah, non... sì. Vabbè, lo facciamo. Perfetto, come avete visto è sceso. Allora, voglio controllare innanzitutto cosa il tuo veicolo nel baule. Katana e delle munizioni. Partito l'inseguimento. Ok, non ho tutto il tempo, scusami. Lui è sempre in mezzo, veramente. Allora, purtroppo non ho avuto il tempo per prendere il nostro collega, perché già, come vedete, è partito. Avrei dovuto colpirlo con un'arma da fuoco. Qui abbiamo un altro veicolo della polizia che ho appena tranciato e mi ha pure ribaltato. Veramente. Danno parte. Poi che non abbiamo niente di quel veicolo lì. Niente, niente, niente. Questa moto potrebbe essere dappertutto. Inoltre è anche un veicolo che va piuttosto veloce. Ok, per fortuna qua c'è un po' di fila, che per noi non è un problema, perché per quanto abbiamo anche una macchina, abbiamo una macchina e non una moto, comunque la gente si mette da parte. Adesso qui il tipo potrebbe essere andato due lati, secondo me è andato dritto. Niente ragazzi, purtroppo l'abbiamo perso, come abbiamo perso sicuramente anche il nostro compagno, che non ha fatto tempo a salire. Credo che il video possa... Ah no, aspettate. Questo video è andato troppo veloce. Perfetto, fermiamo lui al posto della moto. La moto purtroppo non siamo riusciti nemmeno a prendere la targa, perché davano solo il, diciamo, il nome del veicolo. Forse lo ritroviamo grazie al computer light, forse. Facciamo partire le sirene. Siamo praticamente alle sue spalle. Ok, l'abbiamo
fermato, mettiamoci da una parte. Perfetto. Il nostro compagno dovrebbe comunque teletrasportarsi vicino a noi nel giro di poco. Controllo velocemente se ha qualcosa la macchina. Un R15, vediamo se ha il permesso per l'arma. E dunque arrestiamolo, comunque magari dopo lo... Tu chi saresti, signora? Ecco, eccolo, il nostro compagno si è appena teletrasportato dicendo: noi, voglio sapere come ti chiami. Addirittura qui dice che hai alcol. Vediamo, gun permission ancora non lo dice. Cerchiamo di capire quanto alcol hai addosso. Aspettiamo un attimo. Ehi, belle queste auto rosse. Vediamo un po'. Oh cavolo, è veramente tantissimo. È veramente tantissimo. Vi controllo velocemente che cosa ha addosso. Eroina. Ha il gun permissional perché fa parte dei NUS anche lui. Noi comunque lo arrestiamo per avere possesso, era cocaina credo. Aspettate. Purtroppo non l'ho visto. Allora questo sicuro. E poi cos'è che aveva addosso? Non lo vedo. No. Vabbè, mettiamo... Forse era eroina? Ste droghe, ragazzi. Mettiamo cocaina, poi magari lo cambiamo. Traffico, velocità. Questo intanto. E speeding non era sopra 100, quindi non lo possiamo arrestare. E facciamo una multa per questo. Quindi andiamo speeding e... E andava a 77, non capisco. Between, no. Over questo, purtroppo. Ed è una multa da... Allora, andiamo a vedere. La multa da quant'è? 480. Diamogli la multa. Adesso vedo che le abbiamo già data. Allora controllo un attimo cosa aveva addosso lui, perché non voglio essere sicuro che sia cocaina, perché mi tirerebbe un po' se avessi messo una cosa sbagliata. Era eroina. Sì. Allora. Vediamo un po' se si può rimediare. Io gli ho messo cocaina, invece è eroina. Non si può togliere, vero? Quello? Vabbè, lasciamo così, ragazzi, chi se ne importa. Il veicolo, ora lo facciamo portare via, che abbiamo controllato, piccolo, direi. Questo camionista non vuole di fermarlo. Tu invece hai bisogno di un police transport. Mentre io e il mio collega torniamo al veicolo.
Use oppure or left control non l'ho visto, perché gliela voglio dare sta multa a sto cornuto, dai. Control page down, proviamo. Control page down. Oppure con stop the pad menu. Credo che non si possa fare perché è in arresto in questo momento. Quindi ora lo rilasciamo velocemente e gli diamo la multa e lo riarrestiamo. Allora, move question. No, no. Ah, non c'è, ragazzi. Non c'è, lo riarrestiamo. Non c'è problema. Arrest. Purtroppo questa multa rimarrà non pagata. Così tra un po' faremo la missione per sfrattargli la casa. Sì, ragazzi, sfratteremo la casa. Voglio andare a controllare se il veicolo di prima lo riusciamo a trovare, magari grazie a Computer Light System. Vediamo un po'. La targa non ce l'ho. Niente. Credo che il video possa finire qui, ragazzi. Spero vi sia piaciuto. Se fosse così, vi prego di lasciare un mi piace. Se volete un altro team, ditemelo. Se invece volete qualche altra missione bizzarra sulle strade, ripremete SAHP per San Andreas Highway Patrol. Grazie, ragazzi, per la visione. Ciao a tutti.